Eder. Mech. Pallister. L'attenzione mediatica rimane costantemente focalizzata sul tragico evento avvenuto a Lorica, che ha portato alla morte di Ilaria Mirabelli, mentre si attende con impazienza la data del 20 settembre per effettuare gli accertamenti tecnici irripetibili sulla Volkswagen NAP di proprietà di Antonio Molinari, sia a Lorica, luogo del presunto incidente, sia attraverso le trasmissioni La Vita in diretta su Rai 1 e Pomeriggio 5 su Canale 5, sono emersi nuovi sviluppi. In un arco di tempo di appena 24 ore, queste trasmissioni hanno presentato due testimoni che hanno già fornito le loro dichiarazioni ai carabinieri del comando provinciale di Cosenza, affermando di aver visto Mario Molinari alla guida dell'auto. I testimoni, un uomo e una donna, hanno osservato l'indagato, attualmente sospettato di omicidio stradale, in due momenti distinti. Uno dei testimoni ha affermato di aver visto Molinari al volante subito dopo un pranzo al ristorante La Terrazza sull'Arbo, mentre l'altro testimone ha riferito di averlo visto sfrecciare a velocità sostenuta in direzione di Cosenza. Queste testimonianze sono di notevole importanza, poiché contraddicono le dichiarazioni di Antonio e Mario Molinari, ma anche le affermazioni del maresciallo Luca Pagliara, vicecomandante della caserma di San Giovanni in Fiore. Pagliara aveva inizialmente riportato nei verbali che alla guida dell'auto si trovava Ilaria Mirabelli, durante la sera di domenica 25 agosto. Tuttavia, se verrà confermato che Mario Molinari era effettivamente al volante, Pagliara potrebbe presto essere indagato. Questa vicenda ha sollevato molte questioni riguardanti il ruolo dei carabinieri coinvolti. Oltre alla questione di chi fosse realmente alla guida, un altro aspetto critico riguarda chi abbia effettivamente chiamato i soccorsi per Ilaria. In un'intervista alla Vita in diretta, Antonio Molinari ha dichiarato che suo figlio avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi dopo essersi reso conto della situazione. Tuttavia, questa affermazione è stata smentita. Il primo a intervenire è stato un vigile del fuoco, casualmente di passaggio, che ha contattato la centrale dei vigili del fuoco intorno alle 17:10 per segnalare la presenza di una donna ferita. La centrale dei vigili del fuoco ha poi avvisato il 118, che ha indirizzato la chiamata alle autorità competenti. Nonostante l'attivazione dei soccorsi, Mario Molinari non sembra aver chiamato il 118. Invece, sembra che abbia contattato altre persone, probabilmente suo padre. L'ambulanza del 118 di San Giovanni in Fiore è arrivata sul luogo dell'incidente intorno alle 17:35, ma purtroppo, per Ilaria Mirabelli non c'era più nulla da fare. Mario Molinari, apparentemente illeso, non ha richiesto assistenza medica e sembra che fosse già supportato da qualcuno. Il corpo di Ilaria è rimasto sul posto fino alle 23. Non è chiaro chi fosse presente al momento dell'arrivo dell'ambulanza, ma sicuramente il maresciallo Luca Pagliara è arrivato sulla scena, probabilmente avvisato da qualcun altro. Successivamente, sono giunti anche altri carabinieri e il padre di Mario Molinari. Sorprendentemente, Mario Molinari ha contattato la famiglia di Ilaria solo alle 18:34, un'ora dopo l'arrivo dei soccorsi, affermando che Ilaria era sull'ambulanza diretta all'ospedale di Cosenza, omettendo di dire che era già deceduta. Questa discrepanza solleva ulteriori domande sulla veridicità delle dichiarazioni e sulle intenzioni dei coinvolti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!